Sparate! Sparate! È sopra di noi! Guarda! Guarda lì! Siamo al telefono con Amedeo Ricucci. Ciao Amedeo, tutto bene? Ciao, bene, bene. Senti, bene la situazione personale, un po' meno quella internazionale, perché purtroppo sta succedendo un po' il caos, e il caos lo stiamo anche generando noi, nel senso di non conoscere bene le cose come stanno avvenendo, che cosa è accaduto, che cosa potrebbe accadere. Qual è la tua impressione sullo scenario che si vede attualmente legato a quelli che sono gli argomenti del momento, parlando di Siria, Libia e di tutto quello che ne consegue? Da questo punto di vista, non lo è stata sul piano meteorologico, mi pare, qui in Italia. Nel mondo invece si sono succeduti non pochi episodi di crisi, di guerre focolai, dalla guerra a Gaza, alla guerra che abbiamo in casa, in Ucraina, agli sconvolgimenti in corso sia in Libia che in Siria trattino Iraq. E hai ragione tu nel dire che non abbiamo idee chiare, nel senso che si è fatta un po' di confusione in queste settimane, anche se la situazione che c'è sul terreno adesso non è una situazione nuova, ma è una situazione che si protrae da mesi. Certo. Prendiamo il caso della Libia: in Libia è da mesi, anzi dire anche da più di un anno, che le milizie armate che noi abbiamo tanto coccolato all'epoca della rivolta contro Gheddafi hanno preso il controllo del paese e si sono messe l'una contro l'altra a battagliare. Certo. o meglio a litigare con però i Kalashnikov e le mitragliatrici pesanti in mano. Il risultato è che la Libia è un paese, è uno stato fallito, questa è l'espressione che si usa in gergo in politica internazionale. È un paese ormai fuori controllo, dove non ci sono più ambasciate, rappresentanze diplomatiche o internazionali, perché gli stranieri sono stati evacuati, anche gli italiani, che sono la presenza più importante come comunità, visti i rapporti storici che certo abbiamo con quel paese. E la Libia non è un paese come gli altri, non è uno fra i tanti, è il paese da cui proviene la stragrande maggioranza degli immigrati che poi vengono intercettati dalle pattuglie di Mare Nostrum. Quindi il fatto di aver avuto 100.000 migranti che sono sbarcati in Italia quest'anno è direttamente legato al caos che si vive in Libia. Come ben sai, nelle situazioni di caos c'è sempre chi ne approfitta. In Libia ad approfittarne sono i trafficanti e gli scafisti che possono muoversi e quindi mercanteggiare, certo, turpi traffici senza alcun controllo poliziesco o statale, per cui i barconi, le carrette del mare partono una dopo l'altra dai porti a est e a ovest di Tripoli. Questo per quanto riguarda la Libia. La Libia, ancora più, forse un po' più complicata da spiegare, è la situazione in Siria ed Iraq. Cosa è successo? È successo semplicemente che un attore che si pensava non fosse così importante all'interno della guerra, dello scacchiere siriano, cioè l'ISIS, che all'epoca si chiamava così, che è un acronimo che sta per Stato Islamico dell'Iraq e dello Sharm, ed erano quattro combattenti che dall'Iraq si sono spostati in Siria più o meno 2 anni fa per dare una mano,
dicevano loro, questa era la motivazione ufficiale, ai fratelli siriani in rivolta contro la dittatura di Bashar al-Assad. Bene, quel gruppo è un gruppo che è cresciuto grazie al proselitismo internazionale che è stato fatto, ha riempito i suoi ranghi di combattenti per il jihad, per la guerra santa, sì, venuti da tutto il mondo, si parla di decine di migliaia di combattenti, ha goduto dell'appoggio del regime di Bashar al-Assad. Questa è una cosa che molto spesso non si dice e si fa fatica a capire, e questa è la cosa più importante che va spiegata, cioè in Siria il popolo si è rivoltato 3 anni fa contro la dittatura di un clan, il clan degli Assad. Sì. Per contrastare questa rivolta di popolo, il regime di Assad ha, diciamo, chiuso un occhio davanti all'entrata in Siria di estremisti, di terroristi fondamentalisti islamici che ufficialmente venivano per dare una mano ai ribelli. Di fatto infangavano la rivoluzione perché permettevano ad Assad di dire alle potenze occidentali: vedete, i miei avversari sono terroristi e fondamentalisti islamici, io sono l'unico baluardo contro il terrorismo. Questa è stata l'operazione mediatica che ha fatto Assad, tant'è che l'ISIS ha goduto in 2 anni di una pressoché totale impunità sul campo, sì, nel senso che dati alla mano le zone che venivano, le regioni che nel nord attorno alla città di Raqqa, che è considerato il feudo dell'ISIS, le zone che passavano sotto il controllo dell'ISIS non venivano bombardate dal regime siriano, mentre venivano bombardate e andatelo a chiedere agli abitanti di Aleppo, ad esempio, tutte le zone che passavano sotto il controllo dell'esercito siriano libero, cioè degli oppositori armati ma laici o comunque non schierati con il terrorismo internazionale di matrice islamica. In questo modo l'ISIS ha potuto rafforzarsi e nel giugno di quest'anno, cioè già nel marzo di quest'anno, aveva lanciato un'offensiva in Iraq. Ricordiamo che, certo, Iraq e Siria sono legati da una frontiera, è un deserto comune praticamente quello che unisce la provincia di Anbar in Iraq e il deserto siriano dell'est. Hanno lanciato un'offensiva nell'Anbar contro il potere iracheno, che è un potere in mano agli sciiti. Ricordiamo che l'ISIS è un gruppo sunnita che rappresenta, diciamo, il sunnismo radicale. In Iraq i sunniti, che erano, che, diciamo, l'etnia di Saddam Hussein, in questi anni sono stati oppressi dalla maggioranza sciita, per cui questo ha favorito l'ISIS, che è entrata in Iraq e si è pappato una bella fetta di territorio. Adesso l'ISIS, grazie anche alla pubblicità mediatica che si è fatta con i famosi sgozzamenti, oltre che le uccisioni di massa, eccetera, è diventato il nuovo pericolo, però un pericolo che gli Stati Uniti, come le altre potenze occidentali, conoscevano da tempo e forse si sono svegliati un po' tardi, certo, per contrastarlo. Senti, ecco, questo tu hai affrontato il problema che secondo me è importante, forse anche fondamentale per noi europei, per noi italiani, cioè questa pubblicità, questa visione fra virgolette gratuita, cioè, allora è giusto essere informati e avere la nozione di conoscenza di quello che accade realmente, però questa pubblicità veramente gratuita, perché fra chi crede che avvenga, chi crede che siano fotomontaggi, chi crede che sia tutto realizzato ad hoc, chi vuol cercare altri colpevoli, si rischia di dare veramente troppo valore e di sottovalutare di contro questa situazione. Ma più che dare valore si rischia di fare il gioco di quelli che questi video li fanno, nel senso che i gruppi
terroristi di matrice islamica, così come altri gruppi in giro per il mondo, nell'era della rivoluzione digitale ovviamente puntano a farsi la loro propaganda in rete attraverso video, foto. Ecco, questi gruppi quindi si fanno conoscere e riconoscere. Si fanno conoscere e vogliono propagandare, e vogliono neanche propagandare, vogliono seminare il terrore per via mediatica. Io dico, sostenuto e continuo a sostenere, che questi video non bisogna guardarli né bisogna condividerli, tanto per usare certo un'espressione che va di moda sui social network, nel senso che questo è l'obiettivo dei terroristi. Si fa il loro gioco, quindi. È chiaro che fa il loro gioco, ma non dimentichiamoci, ad esempio, che quando l'ISIS si è imposta sulla scena politica internazionale è stata in maggio, quando ha invaso l'Iraq, e ha giustiziato centinaia di soldati iracheni che venivano buttati nelle fosse comuni e gli sparavano addosso. Quei video che si sono fatti da solo, quelli dell'ISIS, sì, li hanno subito messi in rete, e quei video non a caso hanno creato paura, terrore, anzi, nelle truppe irachene, che vedendo quei video hanno buttato le armi prima ancora di combattere. Quindi sono video che sono concepiti con uno scopo, quello di seminare il terrore. È chiaro che un video in cui si vede un occidentale, un giornalista piuttosto che un cooperante, che viene sgozzato come un agnello, io posso anche capire che susciti la morbosità di tanti video. Molto spesso noi siamo in web come se fossimo dal buco della serratura. Sì, 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 è vero. Mi piace vedere quello che normalmente non riusciamo a vedere. Quindi vedere la morte dal vivo per sgozzamento di un uomo è qualcosa che purtroppo stimola i peggiori sentimenti che ci sono dentro di noi. Ma in più crea paura, crea terrore, perché ognuno pensa che è quello il destino che può capitare a chi si oppone a questi delinquenti. Quindi certo, comunque si fa il loro gioco. Se quei video fossero bloccati sarebbe diverso. Faccio un esempio che forse può aiutare a capire. Ai tempi degli anni di piombo in Italia, quando c'era il pericolo terrorismo con le Brigate Rosse, prima linea, ed altri gruppi da una parte rossa, sì, e dall'altra in area altri gruppi neri dall'altra parte, ci fu un grande dibattito sui giornali se era giusto o meno pubblicare i comunicati con cui questi gruppi annunciavano le loro, sì, annunciavano sequestri, che ne certo so, l'immagine famosa di Aldo Moro, certo, inginocchiato con la foto con la stella a 5 punte dietro, eccetera. Certo. I giornali scelsero giustamente all'epoca, dal punto di vista della comunicazione, di non pubblicarli, di non dare spazio a queste farneticazioni dei terroristi, di destra come di sinistra, sì, e in tal modo il fenomeno rimase più circoscritto, c'era meno possibilità di emulazione. Adesso si fa tanto parlare di foreign fighters, li chiamano, di sì, combattenti che arrivano in Siria o in Iraq perché vengono indottrinati e diciamo reclutati su web. Bene, il reclutamento e l'indottrinamento avviene attraverso questi video. Meno le si fa circolare, meno danni si fa. Senti, una medicina è impossibile trovare, perché questo non è un malato terminale, è una situazione senza fine, però qualche soluzione quale può essere? Cioè una maggiore partecipazione dalle comunità europee, dalle comunità internazionali, che cosa qual sarebbe il passaggio giusto per arrivare non a trovare una soluzione, ma a cercare di contenere e controbattere questo fenomeno? Guarda, di soluzioni io non mi occupo, perché facendo il giornalista, certo, e non il diplomatico né il politico, mi limito a raccontare
quello che spesso vedo in prima persona, sì. Quindi la cronaca di quello che succede. Una riflessione che mi viene da fare è che se le potenze occidentali avessero aiutato il popolo siriano quando ha iniziato a rivoltarsi contro il regime di Bashar al-Assad, probabilmente non saremmo a questo punto, nel senso, certo, che l'ISIS non avrebbe avuto né possibilità di apparire nel contesto siriano né soprattutto di rafforzarsi. Sì. Detto questo, aggiungo però che la storia non si fa con i se, né tantomeno con i ma, certo. Quindi, quella mia è una considerazione di buon senso. Molto spesso i disastri e i drammi che avvengono sulla scena internazionale sono il frutto di politiche sbagliate. Certo. Io penso che comunque noi stiamo pagando il frutto di politiche sbagliate da parte degli Stati Uniti, ad esempio, oltre, sì, che dell'Europa, che vanno avanti da 10 anni, dalla guerra in Iraq del 2003, che come ricorderai venne decisa con motivazioni del tutto pretestuose. Sì, sì, vero, vero. Si parlava delle famose armi di distruzione di massa che Saddam Hussein non aveva. Da allora si è cercato di cambiare la cartina geografica del Medio Oriente, si voleva esportare la democrazia, si volevano risolvere i conflitti che c'erano. Io semplicemente constato che la situazione 10 anni dopo, che ci sono più conflitti di quanti ne avevamo all'epoca, quindi, certo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Senti Amedeo, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e soprattutto chiarissimo, perché da uomo presente sul territorio, vivendola e capendola, solo quello può essere la realtà che si può raccontare e non quella che ci viene raccontata. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a voi. Thank you.